se compariamo la situazione attuale a quella del 2001, sono stati fatti enormi progressi. Chiaramente la situazione attuale è ancora incerta, fragile, insicura. La soluzione è quella di dare alle forze di sicurezza afghane la piena capacità di dare sicurezza. E la nostra missione Resolute Support dal 2015 in poi fa altro che supportare nel training, nell'addestramento, nell'advice di queste forze. È un'operazione graduale che richiede tempo, però se riusciremo nell'intento avremo un Afghanistan stabile, pacificato, che progredisce, si sviluppa, ma soprattutto non ridiventa un covo per i terroristi internazionali. Quindi fornendo sicurezza qui, indirettamente, forniamo sicurezza anche nei nostri territori, nei nostri paesi. Oggi abbiamo facilitato quella che è la donazione di una onlus di prodotti a farmaceutici. E io, parlando con gli anziani dei villaggi di questo distretto, ho detto: beh, anche Camparena è come un vostro villaggio, perché siamo ormai da tanti anni qua e ci dovete considerare così. E oggi abbiamo anche assistito in modo evidente i progressi. Abbiamo donato dei prodotti farmaceutici a un ospedale del distretto. Bene, il direttore di questo distretto è una donna. Nel passato questo non avveniva. Senza voler togliere niente agli altri, gli italiani forse hanno un senso di sensibilità, una solidarietà, una percezione delle cose particolare. Non so se è nel nostro DNA, nel nostro modo di essere, però questo lo vediamo, e lo vediamo perché abbiamo il riscontro della gente. La gente comunque ci apprezza per quello che facciamo e ci apprezza in modo sincero, in modo vivo, e questo è sicuramente un grande risultato.